Per dire basta a questa situazione, sono da 4 anni che vivo in una casa inagibile, senza acqua, senza luce. Io non so come si può trattare una persona col 90% di invalidità, come si può fare a vivere in queste condizioni, come me e tante altre persone messinesi che cercano questo aiuto, che gridano, che stanno lottando e loro fanno gli indifferenti, fanno come Ponzio Pilato, se ne lavano le mani, non va più bene, noi non siamo neanche razzisti, va bene che vengano anche gli africani e aiutiamo anche loro, ma noi siamo figli di questa Italia. Dovremmo essere noi i primi ad essere aiutati. Io voglio, chiedo solo giustizia, i miei diritti, voglio garanzie da questa giunta comunale. Perché ieri è sceso da quel pilone? Che cosa l'ha convinta a scendere? Intanto l'amore che provo per la mia compagna, e l'amore che provo per la mia vita. Sono un credente, sono un cristiano, Gesù mi ha insegnato tante cose. Non mi va. Però... guardate che se io non prendo più le mie medicine, se io incomincio ad andare fuori, se io non ho una vita normalizzata come sto vivendo adesso, che non ho tempi perché non ho gli orari giusti per prendere le medicine, questo perché una volta dormo a Cristone, una volta dormo in strada, una volta non ci sto capendo più nulla, e io arrivo veramente a fare qualche gesto veramente eclatante.